Anticipazione Il Segreto, puntata di venerdì 13 gennaio 2016. Orgogliosa ostinazione. Francesca Montenegro non vuole saperne di assecondare la richiesta di Raimundo e lasciare Beltrana alla loro nipote Aurora. La donna, anzi, si comporta in maniera piuttosto sprezzante e continua a ribadire che la legge è dalla sua parte. Il fatto che Lola sia dalla parte della ragazza non basta a persuadere la matrona. La trama Il Segreto rivela che tra lei ed Aurora lo scontro è, come sempre, aspro ed implacabile. Pur di tenere con sé Beltran, che è tutto quanto le resta di Bosco, Francesca è quindi disposta a non rispettare le sue ultime volontà. Seconda parte. Severo in azione. Gli abitanti dell'Eral, dunque, disperati per l'ostinata ostinazione della Montenegro, che come sempre ha l'arroganza di essere certa di essere vincibile e di riuscire ad avere sempre e comunque la meglio, pensano di chiedere l'aiuto di Severo Santa Cruz. L'uomo, non solo per fare dispetto a Francesca, ma anche per la memoria dell'amico Bosco, concede il suo appoggio. Gli aiuterà ad ottenere l'affidamento del bambino. Contemporaneamente, Severo partorisce un piano strategico per liberarsi definitivamente di Eliseo e lo comunica a sua sorella Sol. Ultima parte. Reazione incontrollabile. Alfonso Castaneda, profondamente in crisi a causa del fallimento dei suoi tentativi di riconquistare Emilia, che peraltro appare sempre più vicina a Caesar, appare ormai fuori controllo. Il dolore sta avendo ragione di lui. Suo fratello Ramiro è molto preoccupato, e la sua ansia aumenterà quando l'uomo, dopo essere scomparso per qualche giorno, rientrerà in paese in condizioni davvero precarie. Intanto, Luca si interviene per proteggere la salute di Don Anselmo, che sta decisamente poco bene. Le trame Il Segreto ci informano inoltre che Dolores, con grande sollievo di Mariana e Gracia, deciderà di non partecipare all'attività commerciale che le due ragazze hanno deciso di intraprendere. Intanto a Puente Viejo arriva una famiglia di commercianti, Imella, che, appena trasferitasi, cerca casa.